Le squadre di recupero e soccorso venezuelane ci portano su quello che chiamano l'epicentro, un triangolo di mare compreso fra le 10 e le 13 miglia nautiche dall'aeroporto delle Los Roques. È qui che, 7 minuti dopo il decollo, raggiunta quota 1800 metri, il bimotore con Vittorio Missoni, la compagna e la coppia di amici, ha bruscamente virato a destra, come indicano i tracciati radar civili e militari. Si è rigirato su se stesso perdendo velocità da 120 a soli 20 nodi, insufficienti a sostenerlo. Forse si è infilato in una formazione di nubi e correnti, caduta a piombo, sembrerebbe dall'intreccio di dati e testimonianze, nel triangolo dove da venerdì hanno cominciato a cercarlo i venezuelani con uno sforzo senza precedenti, dalle coste alle Antille olandesi. Noi non cerchiamo rottami, cerchiamo persone vive, ripete al settimo giorno il capo delle unità di ricerca e recupero. E il Venezuela mantiene in campo oltre 500 uomini e decine di mezzi per raggiungere l'obiettivo. Si va dai semplici sub a velivoli high-tech come il sofisticato Diamond austriaco, ai cui comandi è salito Luca Missoni, fratello di Vittorio, dotato di un sistema computerizzato che associa alla telecamera ottica quella a raggi infrarossi, in grado di rilevare la differenza di temperatura tra gli oggetti sulla superficie del mare. In questo apparato si inserisce da oggi il team di tecnici italiani, arrivato ieri a Caracas per affiancare il lavoro dell'ambasciata.